Oh, when you smiling. Passare dalle note, dalla musica, che non è un po' la tua origine, certo. Al palcoscenico, affrontando un problema importante che è talmente vicino, ma è così lontano nella mente delle persone, quasi volessimo dimenticarlo. Invece non è vero, bisogna averlo ben presente. Sì, perché sono 40 anni, ma sono qua dietro l'angolo. Quindi abbiamo tutti un legame con gli anni di piombo, perché comunque farà parte della nostra storia recente, recentissima. Io passo dalla musica perché comunque è da lì che nasco, è da lì, certo, che arrivo. Io arrivo dal cantautorato, dal jazz, ho scritto colonne sonore per una settantina di spettacoli teatrali, quindi io sono un musicista e mi esprimo attraverso canzoni, che comunque è una forma d'arte che coinvolge la sintesi, bisogna proprio andare per sintesi. Molto trasversale, tra l'altro. Assolutamente, e poi secondo me questo è il modo migliore per raccontare anche degli avvenimenti così complicati, perché devi per forza racchiuderli in poche strofe, in pochi ritornelli, allora magari, se sei bravo, non dico che io ci sono riuscito, raggiungi il cuore proprio di quello che vuoi raccontare. Con le canzoni si può arrivare a smuovere un'emotività che magari la prosa non tocca, ne tocca altri, certo, gli aspetti. Certo. Quindi proviamo a far cantare Aldo Moro, questo è stato la scommessa. L'obiettivo. Beh, tra l'altro uno spettacolo importante soprattutto per i giovani, perché noi 50-60enni abbiamo vissuto questa esperienza, un po' l'abbiamo così, la vogliamo quasi negare, vogliamo negarcela in qualche modo, ma i giovani bisogna che sappiano esattamente che cosa è successo, come dicevi tu, era dietro l'angolo, sì. È tuttora il momento in cui ritorna un certo fermento politico, quindi ci vedono che poi non ha niente a che vedere probabilmente con quegli anni lì, adesso stiamo esagerando, chiaro. Però è giusto fare delle riflessioni e farle nella maniera giusta, anche perché le ambientazioni che hai creato con la musica e comunque con la scenografia sul palco sono completamente integrate con quello che è la vita di oggi. Sì, sì. Poi tra l'altro questo argomento è davvero complicato, un territorio minato, nel senso che quando io ho detto ai miei compagni di squadra voglio scrivere uno spettacolo musicale, quasi un musical, perché tecnicamente sì, lo è un musical, certo. Sulle Brigate Rosse, sulle di piombo, mi ha detto in che senso? quindi in effetti io ho detto boh, proviamo a scriverlo, poi man mano ho visto che le cose funzionavano, ci ho messo 2 anni, ho fatto molta ricerca, quindi mi sono infilato proprio in questo argomento che non conoscevo bene e per me è stato un bel percorso che mi ha portato anche a fare degli incontri molto interessanti, tipo Gherardo Colombo che ha fatto parte, certo, di un progetto di giustizia riparatoria dove hanno fatto incontrare parenti di vittime a carnefici, da cui sono nate anche amicizie, la stessa, certo, figlia di Aldo Moro non voleva partecipare a questi incontri, è andata un pomeriggio tanto per e poi è rimasta 3 giorni in residenza con loro. Tutti vittime in qualche modo. Esatto, perché poi bisogna parlarne, sì, delle, sì, cose. Noi purtroppo è un argomento che abbiamo un po' chiuso perché c'è di mezzo il comunismo, c'è di mezzo il Brigate Rosse, c'è di mezzo la sinistra, c'è di mezzo il terrorismo e tutte queste cose fanno impacchettare l'argomento e un po' metterlo da parte. Invece bisogna parlarne, nello spettacolo lo diciamo, il silenzio non vale niente altro che, certo, mille parole. Parlando di queste cose si riesce a capire anche a dare un po' una posizione, perché a volte le Brigate Rosse erano considerate ovviamente assassini, la violenza noi la condanniamo, però magari capire cosa è successo davvero, cosa è scattato nella loro mente, che non era solo un problema, certo, di ordine pubblico, perché bruciare una macchina è una cosa e ammazzare delle persone è un'altra, quindi provare a dare un nome e allo stesso tempo capire anche le ragioni dei politici di allora che adesso studiando e leggendo quello che hanno scritto, poi il mio approccio non è da storico, certo, io non, certo, sono, no, sono, no, un artista e quello voglio rimanere, anzi quello voglio cercare di essere, non ho fatto un approccio a ricostruire tutto, però mi sono reso conto anche che il livello dei politici di allora come Aldo Moro, Berlinguer, Andreotti era persone veramente di una cultura, era veramente elevato come livello e quindi capire anche le ragioni che hanno portato poi la classe politica a comportarsi in un certo modo per non cedere al ricatto delle Brigate Rosse. Cioè è un argomento davvero
affascinante, ovviamente visto col distacco che per quanto mi riguarda mi ha coinvolto, che comunque non sono in pericolo affrontando questo argomento. La musica, che tendenzialmente viene vista come una delle arti più simpatiche, anche più allegre, più scanzonate, usando un gioco di parole, invece spesso, soprattutto nel cantautorato, lo dimostra, affronta tematiche importanti. Tu hai fatto questo passaggio appunto doppio, perché oltre ad affrontare l'aspetto musicale, quindi le parole, i contenuti che le canzoni stesse racchiudono, poi bisogna metterle in atto. Cioè, creare questa serie è stata una bella sfida, vinta per chi ha visto lo spettacolo, però credo sia stato molto, ma molto impegnativo, molto retrobottega. Ho preso le lettere dalla prigionia di Aldo Moro, per dire che sono dei passaggi che sono meravigliosi. Sì, sì. Uno dice: le cose sfuggono dalle mani se le nostre mani sono troppo deboli o troppo forti. E questa frase è diventata un ritornello di una canzone. Una poesia, cioè. Sono delle cose meravigliose. Le ultime lettere scritte alla moglie, cara Noretta, sono dei passaggi bellissimi. Allo stesso tempo sono anche molto divertenti involontariamente i comunicati delle Brigate Rosse, certo. Questo linguaggio da partito comunista, ecco, da nostalgia. Parole veramente incomprensibili, macchinose. Credo che un comunicato delle Brigate Rosse non abbia convinto mai nessuno ad entrare nelle Brigate Rosse, perché non si capiva niente altro che convinceva. Quindi c'è questo contrasto che è meraviglioso nelle parole. Quando nelle canzoni riesci a infilarci queste parole, questo modo di parlare, allora puoi costruire qualche cosa che non esiste. Infatti il genere musicale di Piombo non ha niente a che vedere con gli anni 70, è molto elettronico, certo. Quasi più richiama atmosfera alla Depeche Mode, certo. Quindi è anche una cosa che anche lì abbiamo cercato un po' di battere delle strade non percorse, perché sarebbe stato semplice, certo, fare una musica anni 70, anche se anche lì bisogna essere capaci a farla, però non abbiamo voluto passare da quella... Musica che è figlia di un'evoluzione, insomma. Sì, sicuramente è un po' il nostro punto di vista di oggi, quindi sono passati 40 anni e bisogna provare a guardare questo argomento in un modo diverso, secondo me. Senti, al risultato ottenuto, quindi con quello che è il prodotto, fra virgolette, finale, che è bruttissimo dire prodotto, per dire quello che è il risultato finale, soddisfatto, cioè soddisfatto, rimborsato per te stesso, oppure sì, hai raggiunto, sì, quello che volevi? Sì. Assolutamente, sì, infatti mi ricordo che all'inizio mi avevano anche, avevo la possibilità di contattare qualche parente di vittime, eccetera, però non l'ho fatto proprio perché non me la sentivo. Okay. Adesso che ho finito il lavoro, che lo stiamo portando in giro, che vediamo la risposta, avrei il coraggio anche di invitare persone a dire: ecco, guardate come vediamo noi gli anni di Piombo, come vediamo noi questo episodio, perché all'inizio non avevo questa consapevolezza. Adesso sono molto contento, molto sereno, è stata dura perché è stato un percorso molto lungo, però sono molto contento del cast, che ha fatto un lavoro veramente incredibile, perché comunque interpretare Aldo Moro, certo, la moglie, Mario Moretti o Anna Laura Braghetti con questo cast, o anche chi racconta queste vicende, perché questo giornalista, esatto, che interpreta Andrea Lietti, interpreta questo giornalista che tiene un po' le fila, devo dire che con loro mi sono trovato proprio benissimo e io assolutamente questo lavoro lo difendo e sono molto contento di portarlo in giro e qua a Bologna. E noi un invito che facciamo soprattutto ai giovani, perché se la storia non gli viene raccontata non sono però, come dire, immuni dal dover fare delle ricerche, approfondire. Siate curiosi, avete l'età giusta per ricercare. Se per caso, vedendo questo spettacolo, uno esce di qui dal teatro e va a comprarsi un libro su quegli anni, e allora abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Grazie. Grazie, grazie mille. La libertà è stare sopra un albero, se vuoi, e avere un'opinione. La libertà è il tuo spazietto libero, la tua libertà è solo un'invenzione. La libertà è stare sopra un albero, vale quanto il volo di un moscone. La tua libertà è immaginazione, tu se vuoi puoi chiamarla partecipazione, o se vuoi. Oh.